Spazio giallo rosso, spazio giallo rosso, giallo rosso, spazio giallo rosso. Nell'appuntamento di oggi il prepartita di Messina Chieti e della trasferta della città di Messina a Battipaglia. Per quanto riguarda la CR Messina parleremo con Dino Prinzivalli e ovviamente sentiremo anche Vincenzo Lomonaco in questo momento in diretta telefonica, ma anche il padre nella conferenza stampa di giovedì. E per quanto riguarda la squadra abruzzese del Chieti avremo Lorenzo Cinque. L'intervista. In collegamento telefonico Vincenzo Lomonaco. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno, buongiorno a voi. C'è grande attesa, è la sfida delle sfide in questo campionato. Sì, è arrivata a questo punto più delle altre appena trascorse di partite. Perché questo qui è uno scontro proprio diretto lì sopra, i vertici, e quindi c'è parecchia attenzione. Adesso la palla passa al pubblico, agli sportivi e agli ultras. Diciamo che i famosi ultras ci sono sempre stati, quelli dobbiamo purtroppo dirlo, perché se no sembra che se la si prende sempre anche con loro. Loro purtroppo soffrono anche loro questa mancanza di pubblico. Pubblico però che ti posso dire in queste ultime giorni, settimane, visto anche il bel gioco che stanno facendo i ragazzi, i risultati che stanno arrivando, si sta risvegliando almeno un po', almeno a quello che vediamo per strada girando. Hanno un po', incominciano a chiedere ma cosa fa il Messina, ma c'è il Messina, cioè sembra che si stia riavvicinando. È tutto sulle nostre spalle, nel senso che siamo sempre noi a dover stimolare, ma è giusto così, nel senso se uno vuole fare rinnamorare una persona non può pensare solo di fargli gli sguardi da lontano, deve fare per forza delle azioni. È giusto. Avete indetto il silenzio stampa per dare quella spinta in più, anche perché potrebbero non essere concentrati per questa partita, oppure una scelta così, o per scaramanzia? No, ma nel senso, se com'è, non è neanche volendo un silenzio vero e stampa, vero e proprio, e abbiamo preferito che tutti i tesserati si concentrassero sulla partita proprio per l'importanza che ha, proprio per non andare con la testa a tanti pensieri. Se già vedo per strada alcuni tifosi, già chi parla già di Cosenza, della settimana prossima, e noi diciamo a tutti quanti, sì, ma prima c'è questa, forse questa è più importante di quella del Cosenza, questa partita qua. Quindi meglio avere gli occhi puntati sul Chieti e cercare di vincere la partita, come quando loro scendono dal pullman già devono aver perso la partita. Quello deve essere il è vero, pensiamo alla partita di domani al San Filippo e poi venerdì in quel di Cosenza. Noi tifosi del Messina abbiamo Sassolini dentro le scarpe per quanto riguarda queste partite, e magari quella sì. Anch'io dall'anno scorso, però ecco. Sai com'è, ecco. arrivare con 38 punti essendo quarto quinto, vai a Cosenza a giocartela a viso aperto con tranquillità, cioè senza l'ansia addosso, non facendo risultati domani, paradossalmente devi risudare ancora di più, perché è ancora troppo stretto il divario che c'è comunque fra l'ottavo posto. Poi ripeto, ora come ora siamo in tre, poi perché da sfruttare? Anche la Vigor Lamezia, che ha pari punti con noi, ha il suo bello scontro, diretto credo già con l'Ischia se non erro, e quindi potrebbe essere questo un bel punto dove mettere la freccia e andarsene via. Grazie Vincenzo, abbiamo promesso pochissimi minuti, un altro invito lo facciamo in diretta qui su Radio Messina Sud per tutti gli sportivi, speriamo che il tempo sia clemente. Ma guarda, ti posso dire una cosa, visto che l'anno scorso pioveva sempre, vincevamo, a questo punto mi va bene anche la pioggia. No, allora, vabbè,
Squadra bagnata. Tutto, una bella giornata veramente per tutti. Squadra bagnata, squadra fortunata. Beh, dopo tanta sfortuna, dico, facciamo gli scongiuri, anzi li faccio direttamente anche io qua da studio, guarda. Bravo, visto che siamo verso la fine, proviamo tutte. No? Va bene, grazie per aver partecipato con noi e speriamo che comunque dalla partita che il Cosenza gioca fuori casa questa domenica a Foggia esca malconcio con qualche squalifica, sai, meno male anche questa è fortuna, potrebbe essere. Ma no, guarda, a questo punto no, perché così quando si va a vincere la Cosenza andiamo a vincere senza alibi per gli altri. Ok. Capito? Quello dobbiamo avere in testa. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, forza Messina. Sempre, forza Messina. Il turno. Aprilia Casertana, Aversa Normanna Tutto Cuoio, Castel Rigone Arzanese, Foggia Cosenza, Martina Franca Foggibonsi, Messina Chieti, Sorrento Gavorrano, Teramo Melfi, Vigor Lamezia Ischia. E questa è l'intera giornata per quanto riguarda anche lo spezzatino, visto che alcune formazioni giocano pomeriggio e sapremo alcuni risultati. Spazio giallo rosso. La classifica. La classifica vede il duo di testa Teramo e Casertana con 47 punti, a seguire il Cosenza con 46, continua a perdere quota il Foggia a 40, Ischia 38, Chieti, Lamezia e Messina 35, Castelrigone 34, Melfi 33, Aversa Normanna 31, Tutto Cuoio e Poggibonsi 29, Martina Franca 27, Sorrento Aprilia 26, Arzanese 22, Gavorrano 21. L'intervista. Chieti. Nella nona giornata del campionato di ritorno ci sono tre scontri diretti. La gara di Messina la definirei la più importante. Sì, perché siamo due squadre che veniamo entrambe da risultati importanti. A parte noi, vabbè, abbiamo perso il derby l'ultima. Comunque quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta sono risultati importanti. Anche in Messina viene da, se non sbaglio, 5 risultati positivi, giusto? Sì, per la prima volta la squadra peloritana ha ottenuto 3 vittorie consecutive. Sì. Contrariamente voi siete reduci da una sconfitta interna, tra l'altro in un derby. Cos'è successo? Sì, abbiamo perso 2-1, 2-0 subito dopo 20 minuti, perché magari forse per la troppa concentrazione siamo entrati nervosi e non... e abbiamo subito appunto questi due gol all'inizio, e poi Teramo, merito suo, è una grande squadra, se vai sotto due gol contro una squadra del genere non è facile recuperare. Secondo tempo siamo entrati più determinati, ma non siamo riusciti a recuperare del tutto il risultato. E dopo il 90esimo avete pensato già alla gara di Messina? Certo, ormai no, era rammarico, perché perdere un derby è sempre una cosa che comunque ti rode, però sapevamo che dopo il Teramo ci sarebbe stato Messina, che appunto è una squadra che si è rinforzata molto durante il mercato di gennaio, e siamo già con la testa lì. Ricordando un po' la partita d'andata, con protagonisti diversi, altri calciatori, altro allenatore, avete sofferto e Corona vi ha graziato con un rigore sbagliato sull'1-1. Sì, era una partita strana, e ripeto, i giocatori sono molto cambiati, perché ho visto che il Messina si è rinforzato molto e così anche dei risultati, quindi sarà una bella partita. In ottica promozione diretta nella C Unica, vedi le attuali squadre che occupano i primi 7 posti? Ma è una classifica molto corta, cioè, come vedi sono 3 squadre a 35 punti, noi siamo 7 insieme al Messina e al Vigor Lamezia, le altre stanno a un punto, le altre ancora, la decima sta a 2 punti solo da noi, quindi è ancora presto per dire. La classifica è corta e saranno importantissime, anzi fondamentali, questa ultima partita. Ogni tanto rimpiangete quel punto di penalizzazione? Ma sinceramente neanche ci pensiamo più di tanto, più che altro rimpiangiamo le partite perse o pareggiate nel girone d'andata in modo stupido. Lorenzo 5 della squadra teatina, che avremo modo forse di apprezzare al San Filippo, mi auguro che comunque sfoderi la stessa prestazione dell'andata. E adesso in collegamento telefonico Dino Principalli. Dino, cosa ne pensi? Intanto buongiorno.
Sì, intanto una buona giornata a tutti, buona giornata a te e a Doriana. Diciamo certamente che, guarda, per quanto concerne la partita non sarà facile, sappiamo benissimo che intanto il Chieti ha gli stessi punti nostri in classifica, sarà certamente una partita da giocare con la giusta attenzione. Ha fatto bene appunto Vincenzo Lomona con l'intervista che ti ha rilasciato a dire che il Messina deve stare in guardia e prima deve pensare a questa partita piuttosto che a quella contro il Cosenza. Ripeto, non è una partita assolutamente facile, anche perché i teatini verranno qua certamente per far non perdere e poi addirittura per piazzare il colpaccio, ma noi certamente giocando in casa al San Filippo, credo anche con davanti a un buon pubblico o perlomeno davanti a qualche spettatore in più, credo che potremmo cercare sin dall'inizio di vincere la partita, potremmo cercare di vincere questa gara che sarebbe la quarta vittoria consecutiva. E per quanto riguarda la formazione, non so se già posso andare avanti, Antonino. Sì, Dino, avremo modo di parlare più avanti del prepartita di Messina a Chieti. Hai tirato in ballo Pietro Lomonaco, che in sala stampa ha parlato di alcuni aspetti. Intanto lo stadio, le strutture, il terreno, perché vorrebbe mettere su una struttura come quella di Catania. Poi ha parlato dell'andamento della squadra attuale, riferendosi anche alla squadra dell'andata con altri uomini, altro allenatore, e poi anche del pubblico. Noi abbiamo diviso in due parti questi interventi. A te la scelta. Ma io direi di mandare prima quella del pubblico e poi magari quella della squadra, così poi ci colleghiamo per bene. Intanto, al di là di quello che è la storia, no? Che ogni popolo lo dipinge in un certo modo, no? Io dico che il messinese è un terrone. È un terrone come me, è il terrone a sentimento, il terrone a cuore, il terrone a attaccamento per la propria città. Ce l'ha dentro. Può essere annacquato, può essere velato, può essere un po' nascosto, può essere prepotente in altri casi, ma il terrone c'ha il sentimento verso la propria città. Quindi io dico, non possiamo costringere nessuno a venire allo stadio, però noi ci siamo, noi stiamo andando avanti, l'obiettivo è quello di dare a Messina Sportiva una azienda in cui credere, una squadra in cui credere, una squadra di riferimento, la squadra che passa anche attraverso gli sfottò con i vicini, con quella sana rivalità che ci deve essere con altre realtà, ma soprattutto che abbia un senso di appartenenza forte. Io l'ho detto e lo ripeto sempre, il Messina, la CR Messina storica e della città di Messina, e io mi auguro che i messinesi possano vederla su palcoscenici più consone a quelle che sono le aspettative loro. E questa è la parte che tutti i tifosi e gli sportivi avrebbero voluto sentire, e dalla voce di Pietro Lomonaco l'abbiamo sentita. Beh, Dino, l'obiettivo è quello di far crescere questa squadra. Certo, magari non vinceremo il campionato il prossimo, però nel giro di pochi anni potremmo anche ritrovarci in Serie B, però se lo fanno lavorare e mettono su la struttura. Innanzitutto credo che sia di basilare importanza a dare appunto trovare un accordo per quanto concerne lo stadio San Filippo, che sembra veramente che questa concessione non arrivi mai, ma non capisco perché, visto che lo stesso comune credo che non possa essere in grado di poter sistemare questo stadio, che con il passare degli anni ha sicuramente ormai bisogno di manutenzione, e di manutenzione al più presto. Ce ne accorgiamo noi andando allo stadio domenicalmente, perciò figuratevi gli addetti ai lavori. Appunto per questo credo che questa sia una cosa intanto basilare, dare appunto a Pietro Lomonaco
magari con c'è la concessione dello stadio, credo che sia una cosa che potrebbe andare bene per ambedue le parti, perché a quel punto sarebbe Pietrolo Monaco ad occuparsi di gestire per bene questo stadio San Filippo, e poi ne trarrebbe giovamento anche la squadra, che come ha fatto bene a ricordarlo lo stesso Lo Monaco, la squadra è l'immagine della città, fa parte della città, praticamente la squadra rappresenta la città di Messina. Credo che a questo punto bisognerebbe trovare, appunto, lo ripeto nuovamente, bisogna trovare un accordo al più presto per far sì che questo progetto possa andare avanti nel migliore dei modi possibili. Ecco, perché la stagione intanto finisce il 5 di maggio e finirà come tutti ci auguriamo, e 6 mesi dopo inizia una nuova avventura e non si sa in quel periodo, soprattutto in estate, forse passeremo un'estate calda, siamo abituati noi per le estati calcistiche, e speriamo che non ci sia la grana stadio, anche perché, diciamolo, è inagibile il celeste per quanto riguarda il calcio professionistico, e al di là di tutto 2000 spettatori solamente per la tribuna coperta sono pochissimi. È inagibile assolutamente, credo che non sia percorribile la vista che porti al Giovanni Celeste, anche perché ci sono state anche delle dichiarazioni anche da parte della Lega, lo stadio è completamente inagibile per il campionato professionistico. A questo punto bisogna puntare tutto su San Filippo, anche perché è una struttura che deve essere, secondo me, salvaguardata, visto che ci sono voluti ventenni prima di ottenere questo stadio. E alla fine praticamente in pochi anni lo stiamo quasi distruggendo. Ci allacceremo al discorso squadra dopo aver risentito ancora una volta l'ultima parte con Pietro Lo Monaco. L'allenatore fino ad ora ha ben fatto, siamo nel mezzo del cammin di nostra vita, abbiamo ridato corpo in maniera consistente a quello che io ho sempre sostenuto, perché ho sempre detto che anche nel girone di andata, quando le cose non andavano benissimo, io ho sempre detto, anzi, le buone prestazioni di oggi non devono mai negativizzare al massimo le prestazioni della squadra nel girone di andata, perché la squadra nel girone di andata non bisogna mai dimenticare che ha perso ben 12 punti negli ultimi minuti di gara. Quindi vuol dire che era una squadra che dentro aveva sicuramente la possibilità di chiudere nei primi 4-5 posti. Poi dopo, per chiuderlo, poi deve avere anche il carattere giusto. Evidentemente mancavamo sotto l'aspetto caratteriale. E quindi siamo lì. Abbiamo ridato, come dicevo prima, corpo alle nostre ambizioni, ora mancano le ultime 10 partite, che sono partite scudetto, come si suol dire, partite, ogni partita decisiva, ogni partita come fosse l'ultima, a cominciare da quella di domenica contro il Chieti, che è un autentico scontro diretto, una squadra che è partita con buone ambizioni, sta mantenendo fede a quelle che sono le aspettative della vigilia. Noi l'affrontiamo in un momento di classifica e di momento nostro particolare buono. Questo momento particolare lo definirei meraviglioso, quasi magico, 3 vittorie consecutive. Ci aspettiamo la quarta, ma anche la quinta a questo punto, perché sai benissimo che noi tifosi attendiamo questa partita di Cosenza per una rivincita che attendiamo da 1 anno e mezzo. Sì, effettivamente ci aspettiamo sia la quarta che la quinta vittoria, ma ovviamente sì, la partita col Cosenza è una partita tanto attesa dai tifosi per quanto concerne appunto anche quello che è capitato lo scorso anno, perciò alla fine intanto sta crescendo l'entusiasmo, e sono pienamente d'accordo con tutto quello che ha detto il presidente Lo Monaco in quest'ultima parte dell'intervista. E sai bene, quando c'è da criticare, abbiamo criticato, però è anche vero
ovviamente sempre con critiche costruttive. È anche vero che adesso secondo me ha rilasciato veramente una dichiarazione, questa quest'ultima parte ha rilasciato delle dichiarazioni che sono abbastanza veritiere. Una squadra che molto probabilmente peccava di carattere, una squadra che è stata comunque sfortunata, comunque con lo stesso Grassatoni e con i nuovi giocatori si è rimessa in carreggiata. Dino, parliamo di Messina Chieti con le caratteristiche delle due squadre e ovviamente sai un po' tutto cosa ha dichiarato anche il tecnico De Padre. Ovviamente tutti puntano ormai sul Messina come una squadra rigenerata e soprattutto rinforzata e che comunque la salvezza si deciderà alla fine. E su questo non sono d'accordo, perché il campionato, le sorti delle sette squadre che stanno lì davanti le conosceremo a tre o quattro giornate dalla fine. Sì, non sono d'accordo neanche io, perché credo che molto probabilmente i giochi per molte società, per molte squadre saranno fatti appunto con 3-4 partite dalla fine del torneo, già si saprà benissimo. Certamente forse per l'ottavo posto ci sarà da discutere e per il settimo, ma credo che le prime sei già si sapranno dopo, già si conosceranno prima ancora che si termini il campionato, cioè a 3-4 giornate dalla fine già si sapranno chi alla fine avrà fatto questo salto nella Lega, nella Serie C unica. E tra queste secondo me ci potrebbe essere benissimo il Messina, se domani dovesse vincere la partita contro gli abruzzesi del Chieti, una squadra che certamente verrà al San Filippo, lo ripeto, per fare la sua partita e per non perdere terreno, una squadra che bisogna cercare di tenere d'occhio, visto che tra l'altro, ricordo, ha gli stessi punti del Messina, ma questo già l'avevo anche detto prima. Per quanto riguarda le due formazioni, sappiamo benissimo che non ci saranno né Pepe, che è stato attirato dal giudice sportivo per un turno, né né il secondo portiere Giuliano, appiedato per due giornate. Ci sarà Ignoffo al posto di Pepe e a farne le spese dovrebbe essere in avanti Giorgio Corona, che per i limiti d'età proposti dalla Lega Pro dovrebbe sedere in panchina al suo posto, dovrebbe giocare dal primo minuto De Vena, che secondo me è un elemento di grande affidamento, un giocatore secondo me che può fare la differenza nella seconda divisione. E avendolo visto giocare sia in prima, che comunque ha anche delle buone referenze per quanto concerne la formazione primavera del Napoli, dove ha realizzato nel giro di un anno e mezzo 25 gol. Sicuramente è un giocatore giovane che comunque può fare, lo ripeto, può fare domani anche la differenza. Per quanto riguarda il resto della formazione, penso che ci sia una conferma totale degli uomini che hanno vinto la settimana precedente contro il Poggi Bonzi, cioè la squadra vedrà la Comarsini fra i pali, i tre centrali di centrocampo con l'ingresso di Ignoffo vedranno sia Silvestri che Daiello sin dal primo minuto. Per quanto concerne appunto ovviamente per la difesa, per quanto concerne il centrocampo, due mediani, Bucolo e Maiorano, e ci sarà Costa Ferreira a svariare sulla linea mediana del campo, e magari speriamo che con qualche suo tiro possa anche sbloccare l'incontro. E poi sulle fasce conferma ancora per Squillace, l'ex catanzarese che sta uscendo fuori gradatamente, e Guerriera. In avanti Bernardo dovrebbe giocare con De Vena. In panchina credo che subentrerà certamente Corona, ci subentrerà anche secondo me Franco a centrocampo, così come Pagliaroli. Credo che sia questa, ovviamente lo schema sarà il 3-5-2. Per quanto riguarda il Chieti con Tiziano De Padre allenatore, che lo ricordiamo anche se poco, ai tempi di Franco Scoglio giocò pochissimo, credo che si dovrebbe tirare al 4-4-2 se non al 3-5-2. Ci sono parecchie defezioni in questa squadra, soprattutto mancherà il portiere Robertiello, che ormai da un paio di settimane è fuori per infortunio. Al suo posto giocherà Gallinetta. Per quanto riguarda l'attacco, anche qui ci sono diversi problemi. Dovrebbe giocare l'ex leccese Core al posto dello squalificato bomber Guidone Autore, sin qui di 9 reti. Questa sicuramente è un'assenza pesante per la squadra di Tiziano De Padre. Certamente sarà una partita che credo che si giocherà veramente, penso che domani si giocherà a scacchi,
e speriamo che intanto il tempo non possa influire più di tanto sull'andamento della gara, anche perché Antonino è prevista anche pioggia, non vorrei che il campo fosse appesantito. Credo che ultimamente il Messina stia giocando pure bene, perciò potrebbe anche essere penalizzato. Certo, negli appuntamenti importanti a volte abbiamo la sfortuna anche della pioggia, e poi la zona di San Filippo sembra quasi stregata, sì. Quando piove, piove veramente a dirotto e diluvia, c'è il diluvio universale rispetto a altre zone della città, ma cose veramente che hanno dell'incredibile. Sì, si sembra veramente ci sia la nuvola di Fantozzi, la classica nuvola di Fantozzi sopra San Filippo. E tra l'altro abbiamo certe volte anche problemi noi stessi lì a lavorare con il computer, anche perché con il vento l'acqua praticamente arriva anche su di noi, perciò alla fine bisogna sperare che il tempo domani sia clemente e che si possa intanto disputare intanto una bella partita sotto una bella giornata. Ecco, se dovesse piovere, immagina tu i cronisti, i giornalisti per accaparrarsi il posto migliore per non prendere acqua nella piccola tribuna, che copertura plastificata, chiamiamola così. Sì, ma infatti credo che anche questo sia un argomento che bisognerà poi toccare, perché credo che qualcosa bisognerà fare, anche perché sì, si è affrontata la Serie A in questo modo, ma credo che sia irripetibile affrontare di nuovo categorie superiori se ci dovessimo arrivare, speriamo di sì ovviamente, con questi tendoni. Dino, dobbiamo dire una cosa. Il Chieti ha fatto meglio del Messina perché la squadra abruzzese è stata penalizzata di un punto, dunque ha fatto qualcosina di meglio rispetto ai giallorossi. Comunque aveva iniziato anche il suo campionato male la squadra del Chieti, e poi in queste ultime partite aveva fatto bene con 4 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. L'opposto del Messina, ecco. Come? L'opposto del Messina, che ha 5 risultati utili consecutivi. Sì, è una squadra che sta avendo ora dei problemi. L'ultima partita l'ha persa in casa contro il Teramo, ma a quanto pare non meritava di perdere, ha giocato pure una partita. De Padre era squalificato, era in panchina, c'era dell'olio. Però diciamo chiaramente che il Chieti è una formazione attrezzata per occupare i primi 8 posti della classifica, ma già di strada dall'inizio del campionato. Però ovviamente il Messina di adesso non deve temere nessuno, e credo che sia anche superiore al Chieti. Certo, Antonino, la stessa importante per noi è quella di Pepe in difesa, perché Pepe è un baluardo della nostra difesa, ha dimostrato ampiamente di essere un acquisto azzeccato. Purtroppo non ci sarà, al suo posto giocherà comunque il vecchio Gnoffo. E dunque in questo caso, come avrai ben detto, Corona partirà dalla panchina, no? Io credo proprio di sì, perché se dovesse giocare Gnoffo, per i limiti di età che ci sono, che ben ormai conosciamo a memoria, credo che Corona debba per forza sedere in panchina, a meno che invece di Gnoffo il tecnico Grassadonia non opti fra Cucinotta e De Bode. Credo che però la scelta ricada su Gnoffo alla fine, che dall'inizio credo che potrebbe giocare appunto De Vena, che secondo me alla fine giocherà moltissime partite da titolare. Grassadonia, che se ci farà raggiungere, anzi ci farà raggiungere l'obiettivo, sarà l'allenatore anche per il prossimo anno dei giallorossi. Speriamo di sì, perché sta facendo comunque un buon lavoro sia psicologico sia dal punto di vista tecnico e tattico. Facciamo gli scongiuri per quello che sto per dire, perché gli scenari vincendo contro il Chieti potrebbero essere diversi in classifica. Proiettandoci in avanti potremmo anche raggiungere forse quel quarto posto, ma tutto dipende da Foggia-Cosenza e di 3 scontri diretti che arricchiranno questa nona giornata di ritorno. Sì, arricchiranno questa giornata di ritorno, anche perché appunto saranno delle partite difficili, soprattutto per il Foggia contro il Cosenza e viceversa, e sia appunto con la Vicolo Venezia Ischia, che è un'altra partita abbastanza difficile. Credo che saranno partite importanti per la classifica del Messina. Effettivamente il Messina potrebbe puntare addirittura ad arrivare al quarto posto, detto bene, però bisogna rimanere sempre con i piedi per terra, ricordarci di quello che è accaduto fino a poche settimane fa.
E ovviamente io credo che il Messina, giocando come ha giocato nelle ultime partite, non dovrebbe temere nessuno, credo che l'ottavo posto almeno potrebbe essere garantito. Sì, sì. Tanto però, alla fine non ci interessa il podio, tanto visto che otto posti portano nella stessa serie della prima, della seconda, della terza, della quarta e via dicendo. Non abbiamo mai fatto pronostici. Ti posso dire, io non potrei vedere, io per esempio la partita che un po' mi incuriosisce, Igor Lamezia Ischia. Ecco, a questo punto fai un pronostico, Dino, un pronostico secondo te? Io credo che vincano i calabresi, anche se l'Ischia sta andando benissimo con il vento in poppa, perché hanno cambiato l'allenatore da una settimana e hanno già vinto un Costantino in panchina che già conosce bene l'ambiente, che era partito con lui al timone la squadra calabrese, la partita hanno poi esonerato quando erano ancora quarti, comunque una scelta un po' azzardata, poi si è visto. Io credo che i calabresi potrebbero vincere contro l'Ischia. E per quanto riguarda la gara dello Zaccheria di Foggia? Guarda, il Foggia secondo me deve stare molto attento, perché mi sembra, non dico in caduta libera, però mi sembra un po' in calo. Io credo che il Cosenza potrebbe anche ottenere tre punti e mandare in crisi ulteriormente il Foggia. Beh, Doriana, il pronostico, perché Doriana la stiamo emarginando da quando quest'anno ci sei tu, Dino, lei ha poca possibilità di poter dire la sua. È vero. Ecco, va bene, allora anche per lei non pronosticare per il Messina, perché guarda, secondo me tu sei il l'uccello del malaugurio. È vero. No, infatti, va bene, anche per Doriana. Igor Lamezia Ischia. X! Ci andrebbe bene, Dino? A noi andrebbe benissimo, andrebbe di lusso, un risultato del genere andrebbe veramente bene. Io infatti spero che la partita termini in parità, però ripeto, vedo un po' più di entusiasmo da parte della Igor Lamezia. E Foggia Cosenza? Uno! Andrà bene anche questo, Dino? Se vogliamo agganciare i Satanelli, meglio che vinca il Cosenza, anche perché poi potrebbe affrontare i giallorossi con più serenità. Certo, questo qua appunto andrebbe bene appunto la vittoria del Cosenza. Anche se comunque voglio ricordare che l'Ischia, comunque per quanto riguarda la partita contro la partita di Lamezia, l'Ischia è un'ottima formazione. Io l'avevo già nei primi posti all'inizio del campionato, ha avuto dei problemi anche con la Sampdoria, adesso sembra che l'abbiano risolti questi problemi, purtroppo per noi. Adesso cambiamo campionato, Serie D, una squadra che veramente questa è sfortunata, riesce a vincere le partite e poi se le fa riacciuffare all'ultimo minuto. È il terzo 2-2 in campionato, Dino, per quanto riguarda il Città di Messina. Prima di arrivarci, la classifica: Savoia 60 punti, Agragas 51, Battipagliese Torrecuso 21, Cavese Agropoli 39, Nuova Gioiese 38, Noto 34, Montalto e Interreggio 32, Pomigliano 31, Orlandina 28, Due Torri 26, Città di Messina 24, Vibonese 23, Rende 21, Licata 11 punti. Facciamo anche il turno e poi ne parliamo. Città di Messina, spazio giallo-rosso. Il turno. Agropoli, Cavese, Battipagliese, Città di Messina, Montalto, Licata, Interreggio, Savoia, Noto, Rende, Nuova Gioiese, Acragas, Orlandina, Pomigliano, Vibonese, Torrecuso. Se non vince il Città di Messina a Battipaglia, il Due Torri scapperà in classifica, visto che avrà i tre punti a tavolino contro il Ragusa. Sì, purtroppo, guarda, purtroppo diciamo che il Città di Messina deve vincere in una partita certamente non facile contro la squadra di Battipaglia, che tra l'altro tra le mura amiche non è quasi un rullo compressore, non è facile batterlo. Purtroppo la situazione, come hai detto già tu prima, Antonino, è stata anche caratterizzata, la classifica è stata anche caratterizzata da tanta sfortuna da parte dei messinesi, ma anche da tanta disattenzione. L'ultima partita ha rispecchiato ulteriormente il campionato del Città di Messina, che purtroppo ha regalato poche soddisfazioni, però diciamo che appunto il Città di Messina per cercare di evitare i play-out deve vincere contro questa Battipagliese. Credo che però sia molto difficile, Antonino, anche perché domani ci saranno comunque un paio d'assenze, anche
anche per quanto riguarda la città di Messina, che dovrà fare a meno dello squalificato Cappello, che purtroppo anche questa è un'assenza abbastanza importante. E poi non ci saranno neanche Pino e Costa, due giovani che potevano ritornare utili alla squadra di Panarello. Non ci sarà neanche Dobrovolski, che ancora è in attesa dell'ok per il tesseramento. So che è stato tesserato un portiere Fama, un portiere di comunque di grande esperienza, ma sì, non sarà neanche lui. Proprio questo è stato il punto debole, e mi dispiace che è stato percepito proprio all'ottava giornata di campionato. Il Città di Messina ha subito gol, non dico ridicoli, ma quasi. Prima con Mannino, poi con l'attuale portiere. Guarda, purtroppo il problema è stato anche questo, che si è puntato erroneamente, secondo me, su un portiere giovane per far abbassare sempre, come siamo sempre lì, il limite di età, e soprattutto si poteva benissimo cercare invece un portiere più esperto, anche perché in queste categorie sappiamo benissimo che gli estremi difensori sono basilari, e basta un tiro dai 30 metri per cambiare una partita. Questo è successo parecchie volte purtroppo contro il Città di Messina, perché appunto credo proprio che la squadra messinese abbia avuto veramente delle defezioni soprattutto in porta. Forse se ne sono accorti in ritardo i dirigenti, perché anzi senza il forse, perché ormai siamo quasi con i giochi già fatti, perciò adesso si prende Fama, che è un portiere comunque di esperienza, ma secondo me si doveva far prima qualcosa per quanto riguarda appunto questo ruolo, che è delicatissimo. Io dico una cosa, Dino Cannistrà è un marpione, conosce la categoria e sicuramente ci sarà il suo zampino nel mercato così un po' da poverelli del Città di Messina, a prendere calciatori così in corso d'opera, perché si sta allenando anche l'ex ACR Dombrovolski, difensore. Sì, ho detto prima, infatti Dobrovolski ancora si attende il visto, è stato tesserato ma si attende il visto da parte della Lega per farlo giocare. Purtroppo domani non ci sarà, ci saranno comunque Camarda e Portovenero, che sono stati appunto, che saranno sicuramente abili per la partita di domani, ma ripeto, ci sono altre assenze, non ci sarà Cappello, non ci sarà Munafò, e addirittura appunto di Costa e Pino non ci saranno neanche, e non ci sarà neanche Anastasi, che ha subito un grave infortunio. Addirittura si è convocato un giovane del 97, Galletta, un attaccante. Vedremo come andrà a finire, però credo che appunto, come hai detto tu, Cannistrà è un marpione soprattutto in questa serie, è uno che conosce bene le categorie. Per quanto concerne il portiere già ha già moltissime presenze sia in Serie D che nelle serie inferiori, perciò è un portiere di elevato spessore. Certamente si poteva far prima una cosa del genere. È importante anche, intanto ci sono, devo dire, anche le dimissioni di Pecora, che appunto in settimana ha lasciato il Città di Messina. Ecco, dico, Dino, il Città di Messina perde pezzi importantissimi che hanno fatto la storia di questa giovane società. È arrivato Cannistrà. Evidentemente non è che si vuol salvare la categoria per poi spostare tutto in provincia. Potrebbe essere questo proprio l'intento? Ma guarda, è una voce che circola già da tempo, una voce che in città appunto si sente dire spesso, però non ha avuto mai riscontri veri e propri. È anche vero che la risposta dei tifosi a Messina per questa squadra non c'è stata. Ovviamente ci sono altre società che vorrebbero forse anche il titolo del Messina, è inutile prenderci in giro, riferisco a città come Milazzo. Dino, ma è inutile far morire nuovamente una squadra a Milazzo, già è successo con il Real Messina anni fa, è rinato il Milazzo, poi l'entusiasmo di aver vinto due campionati e poi la presenza al Grotta Polifemo si aggirava a 150, 200, 300 persone, dunque ma cambierebbe poco alla fine. Sono d'accordo con te, anche se bisogna vedere le basi che vengono poste, perché se ci dovesse essere questa situazione, che comunque credo fino ad ora non è certamente stata confermata da nessuno,
non credo che ci possa essere possibilità. È anche vero però che Città di Messina, i dirigenti Città di Messina hanno bisogno sicuramente d'aiuto per poter continuare. E innanzitutto, certo, la cosa basilare è mantenere la categoria, e già quest'anno sarà molto difficile. Speriamo che con i play-out, magari con un miracolo della Città di Messina domani contro il Batti Pagliese, si possa evitare questa retrocessione. Quello che mi auguro è di non lottare e di non sperare per una squadra che poi non avremo più. In questo caso mi riferisco al Città di Messina. Ecco. Questo certamente, speriamo appunto che Città di Messina rimanga a Messina, che lo faccia per i giovani, per la prima squadra e soprattutto per uno dei migliori. Sì, certo. È uno dei migliori veramente. Sono e faccio i miei complimenti a tutti i responsabili, al team del Città di Messina, partendo dalla prima squadra sino all'ultima del settore giovanile. Tra l'altro c'è Nello Basile, che sì, è praticamente tra i responsabili, che conosce benissimo il calcio siciliano ed è secondo me uno dei migliori elementi che ci possono essere appunto nel calcio dilettantistico. In conclusione, Dino, tra 23 giorni, facciamo tra 24, sapremo il destino del Città di Messina, se sarà play out, cosa che comunque è prevedibile controllando la classifica, perché per l'appunto il 23 di marzo c'è lo scontro diretto Due Torri Città di Messina, e in questo caso alla fine siamo schietti e sinceri, lo sono io, in caso se dovesse essere play out io preferirei la squadra di Cliaca per giocare per l'appunto la salvezza, perché Rende e Vibonese hanno qualcosina in più. Sì, certamente sia soprattutto la Vibonese qualcosina in più. E anche Rende comunque una squadra che sa giocare a calcio, è una squadra che ha diversi elementi di categoria, e perciò sì, sarebbe meglio contro il Due Torri, però sai, Antonino, io credo che innanzitutto il Città di Messina debba pensare a concludere per bene questo campionato e poi magari concentrarsi appunto su questi play-out. Come hai detto tu, hai fatto benissimo a dirlo, sono ormai alle porte, viste anche gli ultimi risultati che purtroppo sono stati anche bagnati dalla sfortuna. Certo che poi, controllando anche le altre categorie, se dovesse andare giù il Città di Messina sarebbe l'ennesima onta di un calcio che non va in città, perché in promozione ci sono le altre due, Ghibellina e Riviera Nord Messina, che ovviamente perderanno la categoria. Complimenti al Pistunina, che potrebbe essere l'unica squadra in promozione il prossimo anno. Noi facciamo il tifo per tutte le squadre che giocano per i messinesi. Va bene, grazie Dino, buon weekend, ci ritroviamo domani nelle tribune del San Filippo, controllando anche lassù il cielo, con la speranza perlomeno per 2 ore che non faccia acqua a cielo aperto, ecco. Certo, questo lo speriamo senz'altro, speriamo che domani sia una buona giornata sia dal punto di vista del risultato sia dal punto di vista meteorologico. Un saluto a te Antonino e a Doriana che siete in studio, e un saluto e un abbraccio a chi ci sta ascoltando, e auguro appunto un buon weekend. Ciao Dino, grazie. Ciao, bacioni da noi. Dino Prinzivalli lo trovate all'interno di RMS Sport con Paolo De Grazia e Fabrizio Bertè, anche su YouTube in tarda serata per il riascolto di questo appuntamento. Spazio giallorosso, Città di Messina. L'intervista. Per via della squalifica domenica non eri in campo e ancora una volta i tuoi compagni hanno perso l'appuntamento in casa con la vittoria, e sempre all'ultimo minuto. È stata una vittoria che meritavamo, perché i ragazzi nel secondo tempo hanno dato una grande risposta dopo un primo tempo un pochettino opaco. E come avviene ormai spesso, quest'anno perdiamo punti nei minuti finali, proprio tra l'85esimo e il 90esimo. Questo è il più grosso rammarico di quest'anno, perché sicuramente con quei punti potevamo essere in una posizione di classifica migliore. È il terzo 2-2 al Celeste in campionato, 4 punti sono stati persi proprio allo scadere. Ah, sicuramente le statistiche si devono guardare, però dobbiamo guardare noi alla prestazione. È stata una prestazione positiva, soprattutto, ti ripeto, nel secondo tempo, e da lì dobbiamo ripartire. Sicuramente domenica andiamo ad affrontare una corazzata e dobbiamo fare in modo di portare a casa punti. Eh sì, una corazzata che ha fatto sorridere il Due Torri dopo parecchio tempo, perdendo per l'appunto in provincia.
però mi hanno detto di una squadra che è in ottima salute e che ha perso per episodi, e dunque sicuramente si vorrà rifare, gioca in casa e noi andiamo a cercare punti salvezza, vediamo un pochettino quello che succederà. Arrivati all'ottava giornata di ritorno, secondo te ancora è fattibile il raggiungimento della salvezza diretta o ormai ci si pensa ai play-out? Ah, guarda, sinceramente è da tanto che parliamo di salvezza diretta, però se non si vince le discussioni stanno a zero. Dunque noi dobbiamo affrontare queste partite in modo da portare più punti possibile e poi nelle ultime partite vedere un pochettino se ci dobbiamo veramente preparare a spareggiare con chi ancora non si sa e fare qualche calcolo. A Battipaglia per voi c'è solo un risultato da ottenere, ovvero la vittoria. Le altre, dietro e avanti, secondo il mio punto di vista, avanzeranno. Scontati i 3 punti a tavolino del Due Torri che doveva giocare con il Ragusa, poi c'è il Pomigliano che affronta l'Orlandina. La squadra paladina ha perso la via della vittoria e non solo. Ma sicuramente la sorpresa di questo fine campionato è l'Orlandina, perché si trova in una posizione non congeniale alla squadra che ha. Sicuramente aveva tanti punti di vantaggio, stava in una posizione di classifica tranquilla, adesso si trova mischiata anche lei nella lotta per non retrocedere. Sicuramente le ultime partite saranno delle vere battaglie. E tornando ancora al turno di questa settimana, la partita più difficile è la vostra, poi c'è la Vibonese in casa con il Torrecuso, il Rende a Noto e, come detto, Orlandina Pomigliano e il Due Torri che doveva affrontare il Ragusa fuori casa avrà i 3 punti a tavolino. Ma sai, io dico sempre le partite cominciano da 0-0 e le devi giocare, poi a fine gara vedrà quello che succede. Il capitano del Città di Messina, Mirko Camarda, con la speranza che si rifaccia del rigore sbagliato a Noto. Ah, è vero. Che la squadra peloritana possa arrivare veramente a Messina con i 3 punti dal difficile campo dei bianconeri della Battipagliese. Mi raccomando, ragazzi, gente, anziani, meno anziani, tutti allo stadio. Tutti allo stadio! Per tifare per il Messina, che possa veramente raggiungere un grande traguardo, il 4° consecutivo. Ovviamente ci riferiamo alla vittoria. Ciao ciao a tutti, Spazio Giallorosso con il prepartita di Messina e Città di Messina finisce qui. Nel pomeriggio anche su YouTube, nel canale Antonino from Messina, il dopogara lunedì all'interno di RMS Sport. Ciao ciao a tutti. Ciao, bacioni da noi. Messina! Avete ascoltato Spazio Giallorosso.